Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario RPG! Nello scorso episodio abbiamo provato a salvare Peach, però non ce l'abbiamo fatta, insomma. E oggi andiamo dal cancelliere, giusto? Mario, sbrigati! Il cancelliere ti aspetta! Tuttavia, state molto attenti! Mario, eccoti qua! Riferisco al cancelliere che sei arrivato. Ti aspetto in fondo alla sala. Recuperate Todd, mettetevi sopra di lui e andate qui in alto. C'è questo blocco nascosto. Non so se è possibile recuperare questo blocco più avanti nell'avventura. Probabilmente sì. Però fate come ho fatto io per non mancare quello che abbiamo preso. Per il momento ignorate cosa ho preso, perché non servirà così tanto. Volevo però mostrarvi una piccola chicca, perché questa è la stanza di Peach. Todd, la principessa non ha ancora fatto ritorno. Chissà come sarà in pensiero il cancelliere. Se controllate qui, hai trovato... Huh? Di Peach. Ehi tu, che stai facendo? Rimetti tutto a posto, ti do questo in cambio. Un fungo. Sì, chissà che cosa è questo huh? Di Peach. Ci sono molte teorie al riguardo, ma io le ignorerò tutte quante e adesso andrò dal cancelliere. Abbiamo in effetti molte cose da fare anche in città, però le faremo dopo aver parlato con il cancelliere. Todd! Io sono la guardia delle stanze del tesoro. Mi dispiace, ma per passare serve il permesso del cancelliere. Fortunatamente lo incontreremo a breve, il cancelliere. Non è qui? Qua non dovrebbe esserci nulla. Non credo. È vero, possiamo rimbalzare sul letto. Fuoco. Memorizzate il fatto che useremo il fuoco oggi. Detto così è un po' strano, ma capirete quando andremo avanti. Intanto, è altamente probabile che ci sia un modo per andare là sopra più tardi nell'avventura. Però so che è possibile prenderlo con il Todd, quindi l'ho preso con il Todd. Qua inoltre non c'è niente, quindi ignorate la cosa. E andiamo avanti, abbiamo delle cose anche da fare in città più tardi, eh? Signore, Mario è arrivato. Mario, grazie al cielo sei qui. Si è sentita una forte esplosione provenire dal castello di Bowser. Che paura, mi sono quasi cadute le spore. Già, è un fungo, è un Todd. Scusa, ma dov'è la principessa? È partita per venire a casa tua ore fa. O anche un giorno fa. Temo il peggio, che ci sia Bowser dietro a tutto questo? Per tutte le spore, mi stai dicendo che Bowser ha rapito di nuovo la principessa? Presto, devi entrare nel suo castello e liberare la principessa Peach. Oibò, il castello è inaccessibile? Quale malvagio potere è all'opera là? Mario, la sua vita è nelle tue mani. Ti prego, salva la nostra amata principessa. Ehi, Mario! Lo sai che devi equipaggiare degli oggetti che possono farti comodo, vero? Sì, lo so. L'ho già spiegato ieri. Vuoi che Todd ti spieghi come funziona? Sono due click. Puoi equipaggiare gli oggetti tramite il menu. L'abbiamo fatto con il martello l'altra volta. Ce l'ha tolto apposta? Ok, mettete arma, mettete martello. Ok, sì, premo il pulsante A, l'ho equipaggiato. Non abbiamo altre armature o accessori, quindi pazienza. Ecco, adesso sono più tranquillo. Puoi comprare armature e accessori ai negozi oggetti. E ora ti saluto, stammi bene. Mario! Dammi il tempo! Scusami, è che sono così in pensiero per la principessa. Vai nella stanza del tesoro e preparati per il viaggio. La guardia ti aiuterà. Ora abbiamo il permesso, quindi possiamo rubare tutti i tesori reali del regno dei funghi. Per niente, però ci sono comunque oggetti ed è un tutorial, tecnicamente, sulle scatole, quindi andiamo nella sala del tesoro. Se non sbaglio, anche alcuni giochi di Final Fantasy cominciano, i primi intendo, cominciano in questo modo. E ironicamente questo gioco l'ha fatto la Square, quindi vai.
Questa è una moneta, quelle piccole valgono una, quelle grandi 10. Questa è una da 10, infatti è più grande di quelle altre. Poi abbiamo questo, che abbiamo visto l'altra volta. Questo è un fiore. I fiori che trovi negli scrigni funzionano diversamente dagli oggetti fiore. I fiori degli scrigni aumentano i tuoi punti fiore appena ne raccogli uno, ma non puoi portarli con te. Però puoi portare con te altri oggetti che aumentano i tuoi PF, come ad esempio le pillole di fiori. Quando ne hai bisogno, premi X e seleziona uno di questi oggetti dal menu. Lo sappiamo già, e questo invece è un full heal. Questo è un fungo, ma sicuramente l'avrei già capito. I funghi che si trovano negli scrigni sono un po' diversi e curano tutti i vostri PV e tutti i vostri PF non appena aprite lo scrigno, ma non è possibile portarli con sé. Già, gli oggetti fungo ripristinano solo i punti vita, ma puoi portarli con te e usarli quando vuoi. E adesso, dopo questo tutorial, siamo pronti per andare in città per prepararci al prossimo dungeon. Fermati! Torna subito qui! Oh no! Quel rettile ha rubato la moneta di mio nonno! No! Non devo piangere! I grandi non piangono, però non è giusto, ecco! Adesso cosa faccio? Piove. Non piangere, piccolo coso strano. Sì? Sei bagnato fradicio, eh? Adesso sto bene, scusami. Certe volte non c'è niente di meglio di un bel pianto. Ma perché mi sono messo a piangere? Doveva esserci un motivo. Mio nonno mi ha chiesto di comprargli delle cose. Sono venuto qui, ma poi quel coccodrillo mi ha fermato. Ah già, me l'ha rubata, la moneta. Gli sono corso dietro, ma era troppo veloce. Mario, mi fai vedere di nuovo il tuo famoso salto? Ok. Wow, Bowser non ha nessuna chance. Wow, ma sei quel Mario? So tutto di te, salti più tu di un cesto di rane. Io sono Mallow del lago Girino, sono una rana, ma ci credi? Non so saltare, imbarazzante, eh? Allora Mario, mi aiuti a prendere quel farabutto di un ladro? No! Sicuro di non voler cambiare idea? No! Oh, ti prego, e se te lo chiedo in ginocchio? No! Non pensavo fossi così cattivo, Mario! Ok, già, volevo farlo per questo... Non è neanche un easter egg, però. Lo sai che non potrò recuperare la mia moneta senza il tuo aiuto? E va bene. Se no si rimette a piangere, quindi. Grazie, grazie, grazie! La giovane rana Mallow si unisce a Mario nella sua avventura. Anche se non sembra affatto una rana. E adesso... ok, bene. Ci sono le scene a quanto pare che possiamo riguardare, ma non ci interessa. Ci interessa prepararci per il prossimo dungeon. Non dovevo andare qui, ma... Giusto? Parlando con lui, potrete dormire alla locanda per tot monete. Tre monete. Non ne abbiamo bisogno, anche perché la casa di Mario è letteralmente dietro l'angolo, quindi potete uscire dal castello, andare a casa di Mario, curarvi e basta. Qui invece abbiamo il negozio di oggetti. Estremamente importante. E con Mallow? Ehi Mallow, che cosa è successo? Mi stavo preoccupando. Aspetta che ti racconto. Ecco. Fermo, lo so già. Me l'ha raccontato il vecchio Ranius. Quello sa proprio tutto. Aspetta un attimo. Senti, la verità è che, ecco, mi hanno rubato la moneta. Cosa? Beh, se è così non possiamo fare affari. E che peccato, eh? Ah, ma niente paura. Mario ci aiuterà. Ah, sì? Beh, se puoi contare sull'aiuto di Mario, riavrai la tua moneta in men che non si dica. Aspetta, prendi questo. Probabilmente ti servirà. Una bibita tiramisù.
L'abbiamo presa anche l'altra volta, ma non vi ho spiegato cosa fa. Un attimo che devo premere più a quanto pare. La bibita tiramisù è un res. Potete usarla per curare i vostri alleati quando vanno KO. Ed è abbastanza comoda, ma non comoda quanto andare nel seminterrato del negozio. Ti ordino di metterti davanti a me. Ok. Ti ordino di metterti... Siamo già davanti a te. Ora ti ordino di saltare. Voilà! In questo mondo ci sono dei tesori nascosti. Usa la tua formidabile capacità di saltare per trovarli, ma anche questo ti potrebbe aiutare. Hai ottenuto l'anello campanella, che credo sia nuovo di questo gioco perché non me lo ricordo nella versione SNES. L'anello campanella ti informerà quando c'è un tesoro nascosto nelle vicinanze. Quindi, l'anello campanella, vediamo un po' com'è fatto, non aumenta le statistiche, però indica dove sono i tesori. Lo darò per adesso a Mallow, perché ci conviene. E c'è un tesoro nelle vicinanze, dov'è di preciso? Si trova in questo punto, grazie mille, sono altri PF, non dico mai di no. Tuttavia adesso vedremo se tenere l'anello campanella oppure no, perché è il momento di comprare equipaggiamento. Abbiamo della salopette per Mario, costa 7 monete, ne voglio una, grazie. Abbiamo dei pantaloni per Mallow, che aumentano la difesa e la difesa magica, quindi grazie. Mario a quanto pare ha una salopette e Mallow solo i pantaloni, ma va bene. Scarpe da salto, le può mettere solamente Mario. E permettono di eseguire salti su tutti i nemici. Ricordate i nemici dello scorso episodio spinati? Ora possiamo saltarci sopra. Sì. La spilla antidoto è buona tecnicamente perché aumenta un po' le difese di Mallow. Ma non abbiamo abbastanza monete. È vero che potrei vendere qualcosa perché basta vendere oggetti. Abbiamo così tanti funghi. Ma non voglio sprecare per adesso i miei oggetti. Per il momento va bene così. Adesso, c'è qualche altra cosa che posso fare qui in città? Mi sembra di sì. Posso stare qua sopra per un micro easter egg, se non sbaglio. C'è ancora? Esatto! Oh no, mal di testa. E abbiamo bene o male finito quello che posso fare qui? Se non... Giusto, devo parlare con lui. È stato quel rettile, mi ha rubato il portafoglio, ma è riuscito a scappare. Ok, ora sappiamo che lui ha perso un portafoglio, bene. L'importante è quello. Parlami. Mario, devo dirti una cosa. L'ho visto, è qui da qualche parte. Mi è passato vicino di corsa un secondo fa. Non l'hai visto? Aveva questo aspetto? Sì, sì, esatto. Ha preso lui la mia moneta. Perché non l'hai fermato? Perché ho dimenticato a casa il mio bazooka. Ma che domanda è? Torna qui. Voi schiappe non mi prenderete mai. Siete più lenti di una lumaca. Ciao ciao. È lui. Presto Mario, acciuffiamolo. Mario, forse è meglio che tu prenda questa. È una mappa. Se selezioni la mappa del menu possiamo scegliere dove andare. Grazie mille, sarà molto comoda. Abbiamo ancora un bel po' di tempo, quindi mi sa che è il momento di cominciare il secondo dungeon di questo gioco appena il gioco carica, grazie mille, ossia il sentiero dei banditi. Eccolo, deve tenere la moneta in quella borsa, prendiamolo. Mi stai seguendo? Torna a casa dalla mamma prima di farti male, moccioso. E adesso affrontiamo il Goomba per... mostrarvi come attacca Mallow. Però prima, i punti fiore sono condivisi da tutti i membri del gruppo. Puoi usarli per attaccare o recuperare. Valuta sempre con cura. Ironico. Quale alleato ha la mossa speciale migliore in cui investirli? Inoltre... Oh! A volte incontrerai nemici più forti del normale. Sconfiggendoli otterrai un sacco di monete. Più esperienza e perfino delle monete rana. La moneta rana è quella che abbiamo preso l'altra volta. Ok, bene. Però ci interessa poco. Per il momento, attacco standard. Ho sbagliato. Mallow! Per il suo tempismo, basta aspettare che carichi il pugno dietro di lui e poi premere il pulsante A per fare l'attacco perfetto. Mario? Hammer! Bam! Non l'ho colpito bene in realtà? Eccolo. Questo fiore. Se non sbaglio l'altra volta, ho praticamente quasi detto che
in questo gioco è stato inserito, no. C'era anche nella versione per SNES. A quanto pare giocavo così male che non l'ho mai fatto. Vorrei affrontare questo Koopaspino, per favore, gioco. Così posso mostrarvi che adesso posso usare il salto sopra un Koopaspino, facendogli comunque enormi danni, e stavolta colpendolo. Mallow! A elettroscarica, c'ha pure chiaroveggenza. È decente chiaroveggenza. Non la imparava più tardi Mallow chiaroveggenza? Non importa, elettroscarica colpisce tutti i nemici. Pronti al Thunder? Thunder! Ho sbagliato, ma colpisce tutti i nemici. Quindi può essere abbastanza buono per liberare il campo abbastanza in fretta. Non voglio affrontare tutti quanti i nemici di quest'area, però tanto per mostrarvi un po' meglio Mallow. Qua abbiamo inoltre un bel punto di salvataggio, quindi sto a posto e abbiamo un nuovo nemico! Il Ranox! Intanto che colpisco questo, bam, perfetto. Il Ranox è vulnerabile al fuoco e anche al tuono in effetti, quindi a questo punto elettroscarica! E l'ho mancato di nuovo. È perché mi sto basando sulle animazioni e non sul punto esclamativo, mi raccomando. Hammer! Devo imparare un po' meglio ad attaccare con Mallow, sì. Comunque, Mallow è, diciamo, l'unsung hero di questo gioco. Tutti quanti ricordano il gioco praticamente solo per Gino e non per Mallow. Ed è un gran peccato, ma esiste anche Mallow in questo gioco, sappiatelo. Non molli, eh? Beh, vediamo quanto bravo sei a saltare. Ciao, ciao! Sono Mario, sono bravo a saltare. In questo modo. Inoltre, dov'è il tesoro nascosto? Aspetta un attimo, devo andare qui. Piano. Si muovono leggermente meglio queste cose rispetto, com'è che si chiama? Alla versione SNES. Vorrei affrontare loro, perché non li abbiamo ancora mai affrontati, quindi a questo punto, perché no? Ecco qui! I canini. Capita? Sono canini. Sono cani, gente. Non sono... oh, di nuovo? Bene. Non resistono e non sono deboli in realtà, più che altro. A nessun elemento, quindi non preoccupatevi di usare fulmine, di usare altri elementi, eccetera. Parlando di fuoco... Eccolo qui! Mario, level up! Mario ha raggiunto il livello 3. Ha imparato palla di fuoco, perfetto. Conviene adesso aumentare i punti d'attacco normali, vero? Sono due punti più la difesa... sì, guardate, visto? Ecco, quindi vai, fisico va bene. Mallow invece lo vedremo in azione a breve, con il suo level up, a breve salirà. Potrei mostrarvi la palla di fuoco, però a questo punto devo, ripeto, imparare un po' ad usare, ok, il tuono. Quindi, elettroscarica! Perfetto, così funziona, e anche abbastanza bene. Aia. Ok, almeno mi sono tecnicamente parato. Smash! Indicatore plus, grazie. Però non è il momento di guardare l'indicatore. Ah! Manca poco al prossimo level up. Però non è il momento. Ci ha detto la spilla che c'è un tesoro nascosto? Che in effetti si trova in questo punto. Abbiamo trovato una ranacola. Bene. Ci servirà? Non ora, sicuramente. Ah, sei proprio una peste, ma io sono sempre 100 passi avanti. Direi più 5 o 6 in realtà. Sembrano 4 addirittura. Va bene, altri Goomba, altri nemici, altri punti esperienza da prendere. Abbiamo solamente 4... ho sbagliato. Abbiamo solamente 4 PF. Però volevo in effetti provare a mostrarvi l'attacco di fuoco di Mario. Solamente perché può essere importante usarlo ogni tanto. Beh, ogni cosa a suo tempo, giusto? Tipo... aspetta, non c'è nient'altro qui. Ok, comunque l'anello campanella, ripeto, mi sembra non ci fosse nella versione originale del gioco. Ok, va bene, corri pure, mio caro. Va bene, guardate, usiamo adesso il fuoco. Aia! Ok. Non posso neanche usarlo. Ok, bene, la gioia più totale. Almeno ho fatto un bello smack. Ah, ma quello è un nemico più forte del normale. Allora devo stare attento. Mi sono parato. Mi sono parato. Bene. Quindi questo vuol dire che ci darà più ricompense. Vai. Pugno.
Ho sbagliato? Ah, è più forte quindi ovviamente. Ah! Povero Mallow! A questo punto usiamo chiaroveggenza, se rimane in vita. Perfetto, così vi mostro l'effetto. Vai! Ecco qua! A 12 punti vita rimanenti, sono efficaci paura, veleno, sonno e silenzio. Tuttavia, ti pentirai di avermi attaccato. Forza, ti sfido. Cos'è, hai paura? Ah! Però non abbiamo quegli elementi adesso, quindi pazienza. Ok, addio. Smack! E Mallow? Grazie mille della moneta. Mallow? Usiamo il soccorso Todd? No, meglio conservarcelo il soccorso Todd. Mi sono completamente dimenticato di premere il pulsante A al momento giusto. Non importa. Mallow, level up! Bene o male, tutti i personaggi, eccolo qua il modo per curarci. Tutti i personaggi prendono più attacco fisico con i livelli multipli di 3. Quindi conviene prendere sempre attacco fisico a livello 3, 6, 9, eccetera. Punti vita sono solo 3, attacco magico è abbastanza basso per adesso. Cioè l'aumento intendo. Mallow è un attaccante barra healer di questo gioco, quindi sappiatelo, vi può curare. Ecco qua. Di solito non conviene potenziarlo. Grazie, ok, lo stavo per spiegare. Non conviene potenziarlo nell'attacco fisico perché attacca magico. Però ormai siamo qui, quindi... Allora, vediamo se c'è qualcosa qua dietro. Sì che c'è qualcosa qua dietro. Avvicinati a me, grazie. Canini. Beh, usiamo il soccorso Todd, dai. Todd, power! Stella! Della fortuna. L'abbiamo già vista? Quindi a questo punto mi sa che dovrei essere in grado di... Di usare un bel attacco? Massimizzato! Non che faccia così tanto male, ma... Ok, bene. Almeno ho provato a curarmi un po'. Questa è la cosa. Adesso... Quasi sconfitto, volevo dire sicuramente sconfitto, bene. E... Boom, bam. Potrei provare ad usare la pioggia di HP, ma... Come ben notate, abbiamo gli HP quasi massimi, quindi è un po' inutile. Addio Ranox. Bam. Hanno tipo 80 punti vita, che in realtà sono un bel po' per questo inizio gioco. Elettro scarica, chiaroveggenza abbiamo già usata. Pioggia di PV. No, ripeto, no, non conviene usarla. Posso però usare l'elettro scarica. Avremo adesso un modo per curarci, quindi... Vai! Thunder! Pam! E infatti qua c'era un modo per curarci, perfetto. Ricordo, massimizza anche i nostri punti fiore, quindi adesso abbiamo i punti fiore massimi. Croco, vieni qua. Mi sa che finiremo il secondo dungeon oggi, eh? Rinuncia una buona volta. Quello scrigno è invitante, ma ora non è il momento. È molto invitante. Perché è molto invitante? Perché è una stella! E la cosa bella, ci hanno tecnicamente dato punti esperienza, eh? Comunque, per il momento non sto ancora usando la palla di fuoco perché a breve c'è una battaglia boss e vorrei conservare il più possibile quasi tutti quanti i miei punti fiore. Con Mallow mi dimentico sempre di premere il pulsante A, a quanto pare. Addio, canino. Pa! Visto? Abbiamo molta meno esperienza richiesta per il prossimo level up. Vai avanti, piattaforma. Vai ancora un po' più avanti, piattaforma. E questo era un ottimo metodo di farming. Questa stanza intendo in Super Mario RPG, la leggenda delle sette stelle. Non so se lo è ancora in questo gioco, ma non importa. Ho comunque farmato, ho recuperato i fiori, i punti fiore. Quindi, mi sa che ci siamo quasi, vero, Croco? Ah, di qua non si può procedere. E questi non sembrano darsi per vinti. Devo assolutamente nascondermi. In quello scrigno che vedete là in alto. Croco sta fermo. Si è nascosto da qualche parte. Proviamo ad avvicinarci da dietro e a prenderlo di sorpresa. In questo scrigno c'è un modo per curarvi. Dato che non voglio sprecare lo scrigno, per il momento va bene così. Ok. Potrei usarlo adesso, sì, perché no, dai. Palla di fuoco solo su un nemico, ma... Oh, è un nemico forte quello, bene. Spammiamo! Ah! È super efficace! Parato. Mi spiace, stavolta so come si fa. E usiamo elettroscarica solamente perché colpisco due nemici. In fretta! Ok.
fortunatamente ci danno queste monete rana, perché servono. A cosa? Non lo vedremo adesso. Però ve lo dico subito, non è lo stesso tipo di... mamma mia! Di moneta rana che vuole Mallow. Sappiatelo. E va bene, elettroscarica. Thunder! È veloce, vero? Wow, siamo già arrivati a fine episodio. Ok, level up ancora per Mario. Bene. Ogni volta che si raggiunge un livello superiore di 1 al 3, quindi 4, 7, 10, eccetera, bisognerebbe aumentare i propri punti vita. Ovviamente potete anche ignorare la cosa, mi raccomando, però sono 4 punti vita al posto di 3, è meglio di niente, vai così. E mi sa che non manca molto per far salire di livello Mallow, quindi potrei affrontare giusto un altro po' di nemici, però facendo un taglio, dai. Raddoppi i tuoi punti esperienza. Vuoi sfidare la fortuna? Vinci tanto o perdi tutto. Vai, non so cosa voglia dire. Dove sarà Yoshi? Memorizziamo la posizione dello Yoshi, che è qua. Giusto! Yoshi! Doppi punti esperienza. Ce ne mancano solo... grazie. Quando non hai spazio, gli oggetti che non puoi portare con te verranno inviati alla cassa nella casa di Mario. Quando ti servono, puoi andare là e prenderli. Ed è per questo che in effetti avrei dovuto vendere un po' di funghi extra. Comunque, se mancano solo 4 punti esperienza extra per Mallow, saliamo e poi affrontiamo Croco. Un'altra volta, che fortuna. Quindi mi sa che posso riprovarci. Ho trovato un altro nemico forte, ho preso un'altra moneta rana. Che fortuna. Vai. Dove sarà Yoshi? Minigame. È al centro. Yoshi! Bene, e questo vuol dire che Mallow finalmente fa un bellissimo level up. È una spugna? No, per niente. Però gli aumenterò i punti vita, perché guardatevi quanto aumentano i punti vita. Seguite quel ragionamento che vi ho spiegato l'altra volta, quindi sì. E per l'altra volta intendo prima. Ora, prima di sorprendere Croco, vorrei andare a curarmi, perché stavo aspettando proprio il level up per affrontarlo. Quindi, ah, vero, ci sono alcuni oggetti, no, che non ho ancora usato. La cassetta di fiori che aumenta i punti F, i punti fiore, scusate, di 3. E, no, grazie, e una pillola che aumenta di 1 i punti fiore. Li userò nel prossimo dungeon, perché me ne sono dimenticato. Ah, i tuoi occhi sono più veloci dei tuoi piedi. Di questo passo ti ci vorranno 100 anni per prendermi. Ok, va bene, se lo dici tu. Aspetta, devo beccarti alle spalle. Ma cosa combinate? Non sarete in grado di catturare nemmeno una zucca. Ok, dammi il tempo di prenderti alle spalle. Va preso alle spalle 3 volte. I tuoi occhi sono più veloci dei tuoi piedi. 50 anni per prendermi. Ok. Guardami. Sì, ma l'hai fatto tutto da solo. Ok. Sei molto intelligente. Di nuovo tu? Sei davvero insistente. Di questo passo. Basta, mi avete acchiappato. Non posso negarlo. Ti ridò la tua moneta. Wow, ci hai creduto davvero? Ti ho imbrogliato. Comincia la battaglia boss contro Croco. Usiamo palla di fuoco, perché Croco è debole al fuoco. Perfetto. Aia! Già. Potrei usare elettroscarica. Non è vulnerabile al tuono, all'elettricità, scusate. Per sfizio posso usare chiaroveggenza, ma non serve a niente. Useremo praticamente solo Mario per attaccare qui, visto? È debole al fuoco. Ah, ci picchia, come sono bravo. Se lo dici tu. Comunque, finché continuate ad usare l'attacco speciale di Mario, già, non può fare nulla contro di voi. Ha degli attacchi standard, ma non li vedremo. Fai così. Fungo sospetto. Che lo cura di un bel po' anche, ma pazienza. Palla di fuoco. Fire. Ridammi subito la mia moneta, altrimenti te le suono. Aia. Pagherei tutto con gli interessi, moccioso. E va bene, prenditi pure la tua insignificante moneta. Ci si vede, gente! Evviva! Ce la siamo ripresa! Bam! Abbiamo vinto! Un bel po' di esperienza, un'altra pillola di fiori e basta così. Sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo di nuovo la moneta del nonno!
Grazie Mario, ora posso fare quello che mi aveva chiesto. Ehi, guarda, a Croco è caduto un portafoglio. Ridarlo a qualcuno o tenerlo? Io torno al negozio di oggetti nel castello dei funghi. Se vieni anche tu, possiamo usare la mappa e andarci insieme. Ok. L'hanno rimossa come cosa. C'era nella versione originale del gioco un modo per arrivare un'altra volta al punto di salvataggio. A tal proposito, mappa, andiamo non al castello dei funghi, andiamo al sentiero dei banditi un'altra volta, perché ci salutiamo qui. Perché nella prossima parte di Super Mario RPG, posso andare al punto di salvataggio perfetto? Andremo avanti con la storia, ovviamente. See you next time, baby.